Bullseye. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Platinum Randomized Nuzlocke Challenge. Allora raga, per me è ancora il 21 agosto, per voi oggi è il 28 agosto, quindi io sono già da quasi una settimana in Calabria e niente, come ve la passate? Tutto ok? Come vi sta piacendo la programmazione del canale in questi giorni? Spero di sì, perché non posso fare altrimenti dato che non ci sono. Intanto andiamo al Lago Valore perché nell'ultimo episodio c'è stata un'esplosione della Madonna. Due foglie. Quella sottospecie di città a Mammeta. Un Magikarp. Oh no, povero Magikarp. Intanto battiamo il Team Galassia e facciamogli un culo della Madonna. Ok? Ok. Donphan, bella. Geloscheggia. Ah, raga, non so se mi avete trovato la citazione dello scorso video, ma la citazione di questo video è mamma mia. Vediamo un po' come ve la cavate con queste citazioni famosissime. Raga, se non trovate questa citazione vi giuro che vi disconosco come iscritti. Cioè, proprio vi dico, io non so chi cazzo siete voi. Chi siete? Se non conoscete questa citazione, raga, siete brutte persone. Se non vi informate, siete ancora più brutte. Perché credo sia una delle citazioni migliori della storia dei videogiochi, probabilmente. Sì, Magikarp Pokémon inutili. Poi falli salire a 20 e fatti spaccare il culo, e poi mi viene da avvertire. Io intanto spacco il culo a tutti i Galassia perché è divertente, perché sono inutili come la merda. La nostra merda, quella degli animali la usiamo come concime, pensate un po'. Geloscheggia, di tipo terra, dovrei anche aiutarla, appunto. Ciao, bella. Tanto un cazzo di dolore al dente, forse perché, cioè in realtà non mi fa male un po' la bocca, si sta atrofizzando, perché questo è il terzo video che registro di fila e non ce la faccio più, anche perché dopo devo montarli, renderizzarli e stanotte caricarli. Che bello. Perché mi riduco sempre l'ultimo giorno? Perché sono un coglione e devo ancora registrare i video di Minecraft. Perché sì, oltre a questi qua ci saranno i video di Minecraft, tranne per il giorno libero, che io non so se oggi ho già registrato il vlog in vacanza. Boh, spero di sì e spero anche di averlo uppato per quando ce ne sarà bisogno. Se non lo vedete significa che sono morto mentre andavo in vacanza o non c'è connessione. Però mi ricordo che l'anno scorso la linea c'era, quindi spero che ci sia anche quest'anno. Cioè, nel senso, io avevo linea al telefono. Poi io ero in un villaggio diverso e là il wifi non c'era. Spero che questo ci sia, perché non lo disprezzerei per niente. Mi farebbe davvero molto piacere avere la connessione wifi. Anche se io ho la mia, però non ho molti giga e devo comunque dosarli in 2 settimane. Quindi speriamo in bene. Speriamo in bene. Intanto io ho la gola secchissima. Cosa stavo cercando di sapere dell'esplosione? Beh, poco importa di tu sia, soprattutto a questo punto. Le cose si stanno facendo davvero divertenti. Tutti i Pokémon leggendari verranno portati alla nostra sede a Rupert. Grazie per avermelo detto. Tanto qui non c'è un cazzo, qui era tutta acqua una volta, giusto? Giusto. Ok, entriamo qui dentro. Dovrebbe esserci Cyrus. No, no, dovevo curarmi, cazzo. Questo non è Cyrus, questo è Plutonio. Ecco, Pluto, una cosa del genere, mi pare. O Marte, Saturno. Minchia, ho detto tutti i pianeti. Che cazzo. Vabbè, ciao PJ. Beh, Poppo. Po, se non sapete perché lo chiamano tutti Pop e hanno un po' scassato la minchia, è da vedere il video di Dario Moccia. Nospas, foglia magica, dovrei hitarlo di cattiveria. Ciao. Pichu, di tipo normale, quindi Wei Shen o Elettro. Mi pare che al primo stadio fosse di tipo normale, no? Sbaglio? Sì, sbaglio, era di tipo Elettro. Quello è Azzurrill, giustamente, è Azzurrill. Non riuscirai mai ad arrestare il corso del tempo, catterà tutti i Pokémon leggendari. Martes avrebbe già messo. Ok. Adesso voliamo a Due Foglie, che è la nostra città, per andare ad aiutare Lucinda. Però io volo qui perché nella mia città non c'è il centro Pokémon, né qui mi posso anche curare. Tanto io queste parti dove curo non ve le taglio, perché so che il video durerà poco, dato che
mi sto riducendo ancora di più dei 15 minuti perché, raga, capitemi, mi sono ridotto all'ultimo giorno come una testa di cazzo. Ma effettivamente non mi sono nemmeno ridotto all'ultimo giorno. Il fatto è che io dovevo anche portarvi video sul canale settimana, cioè giornalmente, come, cioè giornalmente no, ogni uno o due giorni come faccio sempre. E quindi non avevo tempo psicologico, soprattutto, per registrare altre puntate di qualsiasi altra serie, anche perché Pokémon Platino io prima lo facevo giorno per giorno. Cioè lo registravo e poi lo facevo. E poi lo uppavo, cazzo. Lo registravo, lo montavo, lo renderizzavo e poi uppavo. Però adesso mi tocca fare tutti di fila perché altrimenti non ce la faremo mai. Tanto Blue Ice e Flame non posso usare Terremoto, però posso usare Geloscheggia qui. E qui dovrei cambiare, perché altrimenti mi shottano male. Tanto macchine sotto casa incredibili. Pupitar dovrebbe morirci, e infatti è così. Spero non usare nessun attacco di tipo A. Vabbè, tutto a posto. Geloscheggia di nuovo. Ma io attacco. No, attacco. Ma che cazzo sto a fare? Quillfish. Ah, ma è pure di tipo veleno, mi pare. No? È acqua veleno? Non mi ricordo. Se è acqua veleno, ho fatto una cazzata. È acqua veleno. Sono sceso sotto la metà, eh. Attenzione adesso, attenzione. Vabbè, foglia magica su Quillfish che dovrebbe morirci. Sì, Sandshrew, come cazzo ha fatto a sopravvivere? No, sul serio, come cazzo ha fatto? Vabbè, foglia magica, ciao Sandshrew. E dovrebbe arrivare l'ultimo. No, non è un cazzo vero, non arriva nessun ultimo Pokémon. Io intanto borsa, dovrei comprare delle iper pozioni, solo che mi dimentico di farlo perché sono un bimbo speciale. Tanto andiamo avanti. Qui, da quella lì dobbiamo andare. Quella è Martes. No, Gloria. Glovia, una cosa del genere. Non mi ricordo i nomi di sta gente così. Non me li sono mai ricordati sul serio. No, tu non cambi forse. Non posso usare Terremoto, e quella è la cosa triste. E ho paura che lo usi proprio lui. E se lo usa lui sono cazzi, perciò manderò Waterfall. Già lo scheggio con la speranza che Dugtrio ci muoia. Perfetto, non potevo desiderare di meglio. Flame sta cercando di imparare Lanciafiamme. Minchia, al posto di Fuoco Pugno. Tanto ho fatto una cazzata, Fuoco Pugno può scottare. Mi pare che anche la Lanciafiamme può scottare. Non mi ricordo, ditemelo voi. Io queste cose qui, cioè sulla memoria, io ho una memoria di merda, raga. Voi lo sapete benissimo. Intanto Surf colpisce anche Blue Ice, quindi penso proprio che non lo userò. E andrò di Acqua di Sale su Abra, che penso ci muoia, tra l'altro, perché comunque ha pochissimi HP. Oh, che culo di merda. Cambio Pokémon e mando questa è una bella... Wei Shen. Vabbè, io su Abra non gli mando proprio un cazzo. Ah, Tornado li piglia entrambi, perfetto. Perché tanto comunque Abra conosce solo teletrasporto, quindi è tranquilla la situazione. Vado di calci in volo, anche se è poco efficace, però io lo faccio lo stesso. E poi vado di idropompa, perché anche essendo di tipo acqua fa un danno della madonna. E appunto... E penso che abbiamo vinto. Abbiamo vinto? Sì, abbiamo vinto. Incredibile, incredibile. Siamo incredibili. Lucinda, dai, il Team Galassia hanno portato via il Pokémon del lago. Lo so. Ah, non sai se lo riesci a sconfiggere. Ah, non sei riuscito a sconfiggerlo. Ma fai proprio schifo. Ah, Martes si chiama. Quel piccolo incidente, ti ricordi di me? Sì, mi ricordo di te. No, non mi ricordo di te. Chi cazzo? Ah, sei proprio la prima, quella che ho trovato. Vabbè, parecchi anni fa, tipo un giorno lontano, in un giorno qualunque, insieme a Marco Mengoni. Non faceva ridere questa qui, era molto triste, anzi. Corphish dovrebbe morirci. Bella, Rosted, sì, ricarica, perfetto. Gallade o Gallade, non l'ho mai capito. Di tipo psicolotta. Psicolotta, quindi noi mandiamo. Chi mandiamo? Schifo, probabilmente. Mi sa proprio schifo. Perché lui ha volo e toglie abbastanza non ci morire. Porca puttana, mi muore al prossimo. Mi muore. Però io posso sempre fare così.
e mettere Weishen, cioè mettere Waterfall. La spera. Non ci posso credere, raga. Ho paura che mi ributti giù tutti adesso. No, raga, ci sono rimasto malissimo. Perché il Pokémon più forte mi è morto, cazzo. Rhyperior. Ahia. Ahia, ma mi ha morso qualcosa, ma vaffanculo. Era un ragno. Ahia. Ma ragno porta guadagno, quindi non ci lamentiamo. Però mi ha fatto male, adesso divento Spider-Man, raga. Incredibile, sono Spider-Man. Prima l'impianto, adesso è tutto colpa tua. Calmati Martes. Sì, ok. Vediamo perché non l'ho catturato. Weasel. Ma sono proprio un coglione. Vabbè, sì, essere della volontà e Ux essere della conoscenza, lo so. Un altro Pokémon leggendario è stato portato. Il fatto che mi sia riuscito senza conseguenze non è stata una buona ragione per festeggiare. Ma cosa succede alla Corguzia? Magari non sarà in pericolo, ma saranno cazzi suoi. Intanto io catturo qualcuno qua. Perché altrimenti, sperando che sia un Pokémon di tipo acqua, raga. Ipno. Non so che farmene. No, raga, ci sono rimasto malissimo. Non ci posso credere mai. Non ci credo. Mai nella vita una cosa del genere. Porca miseria. E niente raga, questo episodio tristissimo finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Scrivete nei commenti hashtag RIP. Com'è che si chiamava? RIP Waterfall, che ci è stato di grandissimo aiuto finora. Probabilmente io tirerò via il dente di drago da lui e lo darò a qualcun altro se mai ce ne sarà l'occasione. E spero di incontrare un Pokémon. Io lo porterò comunque nel team per muovermi con Surf. Però finché mi serve. Poi fin quando troverò un altro Pokémon di tipo acqua lo sostituirò e lo allenerò come se fosse mio figlio. Vabbè, questo video finisce qui, datevi saluto, mi raccomando mettete mi piace, condividete, commentate, credete siano con voi sempre. Ciao a tutti.